Le borse europee cercano di recuperare dopo un mercoledì nero. Le principali piazze del vecchio continente hanno aperto le contrattazioni in positivo, anche se, come nei giorni scorsi, il nervosismo resta. Dopo aver chiuso ieri con una perdita di oltre 5 punti percentuali, Francoforte, ad esempio, ha inaugurato le contrattazioni in rialzo. Le borse asiatiche sono riuscite a recuperare parte delle perdite segnate in apertura e hanno chiuso limitando i danni, a iniziare da Tokyo, che ha perso meno dell'1%. Non c'è modo di fugare voci che potrebbero rivelarsi vere o false. Si reagisce in base alle sensazioni del momento e basta, spiega un esperto in riferimento all'andamento dei titoli in borsa e alla volatilità di questi giorni. Il pensiero corre in particolare a Société Générale. Il gruppo bancario francese ha viaggiato tra picchi di rialzo, arrivando poi a una temporanea sospensione per eccesso di ribasso sulla scia di voci di presunti problemi di solidità finanziaria. Voci che hanno caratterizzato una giornata in cui si era ipotizzato un declassamento della Francia, poi opportunamente smentito.